nuovo tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo elegantissimo abito che io ho deciso di chiamare Perla Dorata. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della linea della lana gatto, linea muffin, che ho adorato. Lo so, lo dico ogni filato che utilizzo, ma questo veramente mi ha stupito. Come potete vedere ha delle micro paillette, ma posso assicurarvi che non pungono per niente. Io riesco ad indossare il vestito sopra proprio la pelle e non mi punge, ed è per questo che l'ho adorato. E si lavora anche in maniera veramente strepitosa. Il micro paillette non si incastrano, il filo scivola benissimo sull'uncinetto, ed è per questo che l'ho adorato. Inoltre vi dico anche che ha un buon metraggio. Infatti, per poter realizzare questo vestitino, che è comunque una taglia S, io ho utilizzato solamente 250 grammi del filato, lavorando con l'uncinetto del 4 e del 4,5. Per le taglie più grandi, una taglia M, io vi consiglio 300-350 grammi se la volete fare un po' più lunga e svasata. Per una taglia L vi consiglio 400-450 grammi, stesso discorso se la volete fare più lunga e svasata. Se siete la mia taglia o anche altre taglie e volete fare le maniche più lunghe, se calcolate sempre un gomitolo in più per poter realizzare le maniche. Per quanto riguarda gli altri colori disponibili, che trovate sempre sul mio sito Filati Elsa, vi faccio vedere gli altri tre, tutti molto eleganti, soprattutto questo nero, guardate come risplende. Ma abbiamo anche questo bianco e il color salmone, che trovo che siano dei colori veramente spettacolari per l'estate. Per quanto riguarda la lavorazione, è semplicissima. Il modello è uguale a quello che abbiamo usato per realizzare il vestito orchidea, però c'è questa particolarità che la parte di sopra l'ho fatta più a rete, quindi utilizzando un punto diverso più estivo, e inoltre ho fatto la cucitura in modo da richiamare quella che abbiamo fatto per la maglia perla realizzata l'anno scorso, e questo permette al vestito di avere più movimento e di essere ancora più estivo. Invece per la parte del corpo sono andata a ripetere semplici giri di maglie alte. Una cosa che vi devo dire è che io ho cambiato l'uncinetto proprio per il corpo del vestito, in modo da averlo meno aderente, più largo, e in più ho fatto un aumento verso i fianchi. Io ne ho fatto uno solo, ma essendo giri di maglie alte voi potete fare molti più giri di aumenti, quindi rendere la gonna molto più svasata. E inoltre io vi spiego come poter fare per poter fare sempre gli aumenti lateralmente, mai sul davanti e il dietro, in modo che si notino, diciamo, meno. Quindi, se anche a voi piace questo vestito e decidete di realizzarlo, come sempre mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che potete contattarmi nei social per poter farvi fare il vestito da me, se voi non avete tempo o non vi piace lavorare all'uncinetto. E vi ricordo inoltre che i PDF che potete acquistare sul sito, e che dove io vi spiego giro per giro come fare per realizzare la creazione anche nelle taglie più grandi, adesso sono disponibili anche nella lingua inglese e francese. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della lana gatto linea muffin, che è questo splendido filato con all'interno una striscia di lamé e micro paillette, delle micro paillette veramente piccole, molto morbide, che non pungono per niente. E infatti io ho deciso appunto di utilizzare questo filato per poter fare un vestito. Allora, vi dico già che andremo a realizzare due rettangoli, uno per davanti e uno per dietro, che sarà la lunghezza delle nostre braccia, quindi mi raccomando, a seconda di quanto volete lunga le maniche, andate a montare tante catenelle fino ad arrivare a quella lunghezza. Io opto sempre per i vestiti, lo sapete, per le maniche a tre quarti, soprattutto per quelli estivi. Quindi monterò, e vi dico già, 185 catenelle per il rettangolo che va sul davanti, 177 per il rettangolo che va sul dietro. Questo perché quando andremo a cucire, il motivo che abbiamo in più sul davanti permetterà allo scollo di essere tondo e non tirato. Nel campione che invece vi faccio vedere ho montato 25 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, a cui poi va aggiunta una catenella. Quindi mi raccomando, dovete raggiungere tot centimetri, andate a calcolare mettendo sempre un multiplo di 8, e alla fine aggiungete una catenella che vi serve per poter avere l'inizio del giro uguale alla fine. Possiamo iniziare a fare il nostro giro, il primo giro, e andiamo a realizzare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta.
catenella di separazione, prendo il filo, entro nella prima delle mie catenelle di base e vado a fare una maglia alta. Catenelle 1 2 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle 1 2, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle 1 2 3, e si ricomincia da capo, quindi salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare una maglia alta. 2 catenelle 1 2, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle 1 2 3, e di nuovo salto 3 catenelle, inizio a fare la mia maglia bassa. Quindi questo va fatto per tutto il giro: 3 catenelle, salto 3 catenelle di base, maglia bassa, 3 catenelle, salto 3 catenelle di base, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta nell'unica, nella stessa maglia di base, 3 catenelle, si rinizia per terminare il giro. Quindi andiamo a fare, saltiamo le 3 catenelle, entriamo nella quarta, andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3, prendo il filo, salto 3 catenelle, quindi entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro. O vi alzate con una catenella o fate come me e andate direttamente nella maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 2 catenelle 1 2, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle 1 2 3, e si ricomincia da capo. Questa volta vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3, vado dove ho la maglia bassa e di nuovo da realizzare una maglia alta. 2 catenelle 1 2, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle 1 2 3, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3, e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il secondo giro: un ventaglio, quindi maglia alta, 2 catenelle, maglia alta dove abbiamo la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle, 3 catenelle di separazione, e si va a fare questo per tutto il giro. Terminiamo il secondo giro andando a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 3 catenelle 1 2 e 3, vado dove ho l'ultima delle mie due maglie alte, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Questi sono i due giri che dovremo sempre rifare e che daranno vita a questo punto a rete, chiamiamolo così. Quindi vi rifaccio rivedere un attimo come fare il primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle 1 2 e 3, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3, vado dove ho la maglia bassa e di nuovo da fare maglia alta. 2 catenelle, rientro maglia alta.
e lavorerò sempre con l'uncinetto il numero 4. Vi ricordo che io per il rettangolo del davanti monterò 185 catenelle, per quello dietro 177, quindi un motivo in meno, e in entrambi i rettangoli farò lo stesso numero di giri, e naturalmente vi farò sapere quanti giri sono andata a fare, quindi quanti motivi, e poi andremo a mettere i marcatori per poter realizzare la parte sotto del nostro vestito. Quindi andiamo a fare il nostro corpo della maglia. Qui dove abbiamo il marcatore, abbiamo le due maglie basse, io tolgo il marcatore e mi aggancio con il filo. E vado a fare una maglia bassissima per potermi agganciare con il filo. E poi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Anche chi ha le due nel ventaglio vado a fare una maglia alta all'interno del ventaglio, sia avanti che dietro. Una volta fatto ciò, passo dalla parte, da quest'altra parte, quindi dalla parte dietro, e vado a fare 2 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, una e rientro 2. Vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. E si ricomincia da capo. 2 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, 1, 2, 2 maglie alte e 3 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1, 2 e 3. Mi raccomando, se vedete che la lavorazione vi stringe e voi invece non la volete stretta, passate alcune volte qui dove abbiamo dove facciamo 2 maglie alte, ne fate 3. Non è importante quante maglie alte avete, perché poi noi continueremo con questo giro fino alla fine, però ripeto, se vedete che la lavorazione si stringe troppo, nell'archetto di 3 catenelle ogni tanto andate a fare 3 maglie alte invece di 2. E si continua così fino ad arrivare al prossimo marcatore, quindi altre 2 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, una maglia alta sopra la maglia bassa, e si ricomincia. E vado a fare questo fino ad arrivare all'altro marcatore. Vi farò vedere come riunire la parte avanti dalla parte dietro, e poi si continua la lavorazione. Sono arrivata al secondo marcatore, lo vado a togliere e di nuovo prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa sul davanti, entro nella maglia bassa sul dietro e vado a fare la mia maglia alta. E poi si ricomincia: 2 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, 3 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1, 2 e 3. Mi raccomando, come vi ho detto, chi invece aveva il marcatore qui dove aveva le due il ventaglio, va bene fare una sola maglia alta, e si ricomincia. Vi farò poi vedere come terminare il giro e iniziare il successivo. Sto terminando quindi il giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Adesso i giri che andremo sempre a fare sono giri di maglie alte, però mi raccomando, andiamo a farle strette, quindi non quelle larghe che poi la lavorazione tende ad andare lateralmente, quindi vi si fa la striscia brutta qui. Allora, o fate per iniziare le 3 catenelle, o tirate il filo, prendete di nuovo il filo, entrate dentro e andate a fare direttamente la maglia alta. Poi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, non entrate solo nelle due all'interno dei due fili, ma entrate proprio nella maglia alta, quindi più in basso. Questo vi permetterà di avere le maglie alte dritte e che quindi la lavorazione venga diritta e non vada storta. Quindi vedete, io entro più in basso, è come se entrassi in 3 fili invece che in 2. E continuo così per tutto il giro, e questo sarà il giro che ripeteremo per tutta la lunghezza della nostra maglia.
Ogni tanto vi consiglio di fare un giro di maglie basse per stringere un po' la lavorazione e vedere se va bene. Io quando ho questo filo comunque che devo lavorare largo per via delle micro paillette tendo sempre a farlo, quindi ogni tanto, ogni 3-4 giri andate a fare un giro di maglie basse in modo tale da rendere la lavorazione un po' più compatta e regolare. Vedete, le maglie alte, facendo come sto facendo io, sono molto più dritte rispetto a quando si lavora soltanto nei due fili, che invece tendono poi a curvare verso la lavorazione, e quindi la striscia qui iniziale, quella che dove si inizia e finisce il giro, tende poi a curvare e la lavorazione diventa un po' brutta, mentre così la lavorazione tende a essere dritta. Allora, io ho terminato il mio vestito e ho lavorato per circa 60 giri, 60-61, forse ne ho perso uno nel contare, però di sicuro vi dico che al giro numero 24, quindi all'altezza quasi vita, sono andata a cambiare uncinetto, passando dall'uncinetto numero 4 a quello del 4,5, e al 29° giro, quindi quasi altezza a fianco, sono andata a fare degli aumenti e ho fatto in questa maniera. A inizio giro ho fatto la mia, le mie 3 catenelle, nella maglia successiva sono andata a fare 2 maglie alte nella stessa maglia alta. Ho lavorato poi tranquillamente una maglia alta sopra ogni maglia alta e ho terminato il giro andando a fare 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Quindi ripeto, ho al 29° giro ho fatto questo aumento laterale, nel quale nella seconda maglia alta e nell'ultima maglia alta del giro sono andata a fare 2 maglie alte all'interno della stessa maglia alta. Questo perché dovevo allargare poco, comunque volevo il vestito sì sfiancato ma non largo, perché il modellino con la gonna larga lo faremo un po' più in là, penso verso fine aprile, inizio giugno, devo ancora decidere, forse più in realtà a metà giugno, perché ho ancora troppi progetti da fare. Comunque, per quanto riguarda invece chi vuole allargare ulteriormente il vestito, quindi avere la maglia, la gonna ancora più larga, vi suggerisco di fare in questa maniera. Oltre a fare l'aumento come ho fatto io a inizio e a fine giro, mettete il vostro la vostra lavorazione a metà in questa maniera, come normale, quindi dietro e avanti, e all'altra parte del giro, quindi a fianco, qui di fianco, mettete il marcatore in modo tale da poter fare sul fianco un ulteriore aumento. Quindi da un lato faremo il da questo lato faremo gli aumenti a inizio e fine giro, e da quest'altra parte a metà del giro potrete andare a fare un ulteriore aumento, andando a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Quindi ripeto, per chi deve allargare ulteriormente deve allargare da entrambi i lati, quindi non soltanto da dove abbiamo l'inizio e la fine del giro, ma anche da quest'altro lato, ed è per questo che vi consiglio di mettere a metà la vostra lavorazione e di mettere da quest'altro lato un marcatore per capire dove dovete andare a fare l'aumento, in modo tale che gli aumenti vengano ai fianchi e non avanti o dietro la vostra il vostro vestito. Detto ciò, poi ho continuato a lavorare normalmente sempre con un certo numero 4 fino alla fine. Se avete necessità di fare più giri che un aumenti non è nessun problema, però vi consiglio comunque di tenere i marcatori sempre al centro del vostro fianco, in modo tale da poter capire dove andare a fare ulteriori aumenti, in modo che gli aumenti vengano sempre di lato e non avanti e dietro. Una volta fatto ciò, sono andata a cucirmi le spalle e le maniche. Per cucire le maniche io ho utilizzato sempre il mio filo, però sono andata a togliere il filetto, quello più chiaro, dove abbiamo le micro paillette, in modo tale che passando con l'ago le micro paillette non si incastrino. Togliere il filo è semplicissimo, perché come potete vedere basta aprire un po' il filo, è questo qui più bianco. Quindi io ho tagliato la lavorazione che mi serviva e ho sfilato il mio filo bianco. Vedete, si toglie con molta facilità. E dove ci sono micro paillette sono andata a cucire soltanto, quindi con il filo, con i filetti marroni, togliendo appunto questo bianco dove abbiamo le micro paillette. Per quanto riguarda la cucitura sotto, sono partita quindi dall'esterno verso l'interno, quindi fino ad arrivare dove abbiamo la lavorazione del vestito, e ho cucito naturalmente passando normalmente passando l'ago da una parte all'altra tra le maglie vedete, in questa maniera, quindi una lavorazione molto molto semplice. Per quanto riguarda invece la parte superiore, ho
qui ho creato lo stesso tipo di manica che abbiamo creato per la maglia perla l'estate scorsa. Sono andata a cucire per circa 7 cm partendo dall'esterno verso l'interno, e vi ricordo che noi in alto abbiamo la striscia di catenelle, e sono andata a cucire ogni catenella l'una con l'altra, quindi niente di particolare in questa cosa, passate con l'ago da una parte e rientrate dall'altra, quindi anche qui molto normale, per circa 7 cm. Poi ho lasciato liberi, vi dico subito in centimetri a quanto corrisponde, ho lasciato liberi 21 cm e sono andata a cucire per altri, e vi dico anche qui, eccomi, per altri 9 cm, che corrispondono circa a due motivi e mezzo. Quindi ho lasciato appunto aperto qui, e quindi poi qui ho tutta l'apertura della mia maglia, scusate, il mio vestito, quindi qua per passare la testa, e poi di qua stessa cosa, si va a cucire tutto il pezzo sotto, si va a fare le stesse cuciture partendo dall'esterno verso l'interno, si lasciano 21, questo spacco di 21 centimetri, e sono poi andata a cucire nuovamente qui le spalle, mettiamola così, queste sono le nostre spalle. Mi raccomando, per quanto riguarda la cucitura delle braccia, per chi ha messo più catenelle rispetto a me, o comunque alle spalle un po' più grandi, deve andare a cucire un po' di più, vi do questo consiglio: andate a cucire all'inizio della vostra manica uguale per tutti quanti, poi prima di andare a cucire qui mettete dei marcatori e provatevi il vestito, in modo tale da capire se questa apertura vi piace, se qui coprite le spalle, se avete bisogno di cucire un po' di più, quindi di rendere l'apertura qui meno ampia, oppure anche qui avete bisogno di una, volete una scollatura un po' più larga, quindi potete andare a cucire un po' di meno, invece di 9 potete cucire per 7 cm, in modo tale da avere la lo scollo più largo. Quindi qua potete giostrarvi un po' come più volete che vi vada sopra il vostro vestito. Quindi una volta fatto ciò, il nostro vestito è terminato.